nella tua via, perché nella tua verità io cammini. Tieni unito il mio cuore, perché tema il tuo nome. Misericordia. Di fedeli partiti da Via Lusi ha attraversato il centro storico fino a raggiungere Piazza Duomo, dove la grande porta bronzea della Basilica Cattedrale è stata spalancata dalle mani di Monsignor Sergio Melillo. Domenica di Avvento, la diocesi di Ariano Irpino celebra l'inizio dell'anno santo della misericordia. Auspicio del vescovo è che in questo tempo favorevole ognuno si lasci rapire con fiducia dallo sguardo d'amore del Maestro, senza alcuna esitazione. Monsignor Melillo ha invocato la misericordia per le miserie umane, il perdono per le fragilità, la forza per le debolezze, non dimenticando i dispiaceri che vivono tante famiglie per la perdita del lavoro. Il vescovo di Ariano e Lacedonia ha così esortato la classe politica. Ponete esempi nei vostri territori, nei vostri contesti amministrativi, sociali, economici e politici, di maggiore attenzione ai nostri territori, primariamente alle famiglie, alla diaspora numerosissima dei giovani che vanno via perché non c'è lavoro dai nostri territori. Varcando questa soglia, la porta della misericordia, in questa bella cattedrale romanica della nostra città di Ariano e anche nelle altre chiese giubilari, la concattedrale di Lacedonia, il santuario di Montefalcone del Carmine, la chiesa di Santa Maria di Carpignano e poi insieme a Roma in occasione del nostro pellegrinaggio diocesano che terremo presso la tomba di San Pietro il prossimo 16 aprile dell'anno 2016 a Dio piacendo, chiediamo la grazia di assumere questo stile, ricordando, come suggeriva il Papa, quando torto viene fatto a Dio la grazia, quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti. L'anno santo sarà poi aperto anche nelle altre chiese giubilari diocesane, nel santuario Madonna del Carmine di Montefalcone di Valfortore lunedì 14 dicembre alle ore 17, nella concattedrale di Lacedonia domenica 3 maggio 2016 alle ore 11, nel santuario di Santa Maria di Carpignano domenica 17 gennaio alle ore 11:30 e la Porta Santa sarà aperta anche presso la casa circondariale e l'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.